Ci colleghiamo con Pachino, provincia di Siracusa, per parlare con l'artista Giusy Novello, pittrice, che recentemente ha presentato una sua mostra personale. Buongiorno Giusy. Ciao Enzo e buona giornata a tutti i pachinesi che vivono a Toronto. Parlaci di questa tua mostra, dei tuoi quadri, qual è stato il soggetto e qual è stata anche la reazione dei visitatori di questa mostra a Siracusa. Guarda, per me è stata la mia prima personale. E io ho raccolto un po' tutte le opere che ho fatto nell'arco della mia vita lavorativa. E quindi si tratta di opere di un ventennio che affrontano i temi appunto della sicilianità, quindi i colori della Sicilia e soprattutto della nostra terra, e i temi sono quelli locali, la tradizione, le donne vestite di nero, la piazza, la nostra campagna. E poi vi sono anche dei quadri che vanno oltre questo tema, che affrontano il dolore, la sofferenza. E per quanto riguarda la partecipazione, c'è stato un notevole afflusso e soprattutto è stata apprezzata da persone competenti. Il prossimo progetto, la prossima mostra, avrà, immagino, un altro tema. Sì, la prossima mostra è dedicata al femminile e nel caso di specie al femminicidio, che è un fenomeno molto, molto sentito in quest'ultimo periodo, dati appunto gli omicidi e soprattutto che riguardano le donne che si stanno verificando ultimamente. E questo proprio perché segnala il liquefarsi della nostra società, il perdere punti di contatto, e quindi io attraverso le mie opere voglio manifestare questi sentimenti e portare all'attenzione questo problema attraverso l'arte. Grazie Giusy, tanti tanti auguri per la tua arte, per la tua Notevole afflusso e soprattutto è stata apprezzata da persone competenti. Il prossimo progetto, la prossima mostra, avrà, immagino, un altro tema. Sì, la prossima mostra è dedicata al femminile. E nel caso di specie al femminicidio, che è un fenomeno molto, molto sentito in quest'ultimo periodo, dati appunto gli omicidi e soprattutto che riguardano le donne che si stanno verificando ultimamente. E questo proprio perché segnala il liquefarsi della nostra società, il perdere punti di contatto, e quindi io attraverso le mie opere voglio manifestare questi sentimenti e portare all'attenzione questo problema attraverso l'arte. Grazie Giusy, tanti tanti auguri per la tua arte, per la tua sensibilità verso i problemi sociali come quello da te appena descritto delle donne e del femminicidio. Quindi ci risentiamo e ci rivediamo al prossimo collegamento. Ti ringrazio Enzo per questo collegamento e saluto nuovamente i miei concittadini di Toronto. Grazie ancora.